Salvatore Borsellino questa sera è stato invitato qui a Cantù, si è parlato di mafie, si è parlato anche soprattutto di un tema molto spinoso, cioè la mafia al nord. Il riciclaggio dei rifiuti è una delle attività preferite dalla criminalità organizzata, anche perché li lega a quello che è un altro delle attività principali in cui si insinuano la criminalità organizzata, cioè il movimento terra. E queste due attività, che sono purtroppo anche in Lombardia in buona parte in mano all'andrangheta, si sovrappongono, nel senso che vengono acquisiti degli appalti e spesso vengono acquisiti a bassissimo prezzo, proprio in questa maniera vincendo la concorrenza, perché riesce a farlo la criminalità organizzata per il fatto che, gestendo poi anche il movimento terra nella realizzazione di questi appalti, riesce a sovrapporre i due tipi di attività, cioè movimento terra più gestione dei rifiuti tossici, praticamente utilizzando questi rifiuti tossici per riempire le strade, per riempire le fondamenta dei palazzi, dei supermercati, di quello che viene costruito. E se le amministrazioni comunali non vigilano fortemente su queste attività, purtroppo queste si espanderanno sempre di più. Purtroppo, come dimostra il fatto che anche lo stesso sindaco del mio paese è stato inquisito e condannato a patteggiato 2 anni di galera, da altri esempi che sento sempre più spesso per altre località della Brianza, della Lombardia, purtroppo queste cose cominciano a succedere e cominciano a succedere in tutta la nostra regione. Grazie anche al fatto che purtroppo la stretta creditizia che oggi esistente sta portando a far sì che parecchi industriali, magari in difficoltà, non guardano tanto per il sottile quando gli viene offerto loro dei capitali per poter affrontare le difficoltà della propria impresa. E favorita anche dal fatto che la criminalità organizzata sia anche insinuata all'interno delle banche. Spesso succede che, andando a chiedere un prestito in banca, ti viene indicato, ti viene il prestito e viene negato, ma ti viene indicato magari quella o quell'altra finanziaria che quel prestito potrebbe concederti, e quelle attività finanziarie sono in mano alla criminalità organizzata, che di questi capitali dispone e ne dispone senza limiti di quantità e di... D'altra parte basta fare una semplice considerazione: dove questi criminali possono cercare di riciclare i propri capitali? Non sicuramente in Sicilia, in Calabria, a meno che qualcuno non decida di costruire un ponte tra la mafia e l'andrangheta, tra la Sicilia e la Calabria, allora ci sarà da mangiare per tutti, ma possono tentare di riciclare lì dove l'industria è o almeno era più ricca. È qui che c'è possibilità di acquisire industrie, di riciclare capitali, soprattutto per esempio di entrare a godere di quella mangiatoia che purtroppo, se non si vigila attentamente, potrebbe diventare l'Expo 2015. Quindi praticamente la mafia della zona grigia, la cosiddetta mafia dei colletti bianchi, quella che è qui presente soprattutto, non quella dei morti ammazzati. Sì, i morti ammazzati qui in Lombardia se ne vedono poco, perché quelli sono parte di un'altra espressione della mafia, quella che ha avuto e che ha tuttora al sud, grazie che in quelle regioni la mafia, la Camorra, la 'Ndrangheta hanno addirittura il controllo del territorio. E quindi diciamo, lì sicuramente i morti ammazzati ci sono o per guerre interne di mafia o per chi si ribella. Qui non ce ne sono, ce ne sono pochi o fanno poca notizia, perché qui, anche qui, che a me che leggo attentamente i giornali e che leggo sulla rete, di morti ammazzati ce ne sono anche qui. Ormai non esistono più confini all'interno dell'Italia per quanto riguarda la criminalità organizzata. Questa addirittura ha esteso i propri confini di fuori del nostro paese, e purtroppo bisogna dire non esiste ancora una legislazione europea comune che consenta di contrastare come necessario questa criminalità organizzata.